Poche squadre al mondo possono permettersi di ingaggiare Ruggero Rizzitelli, il giovane attaccante più richiesto del mercato italiano, pagarlo 10 miliardi sonanti, prestarlo alla nazionale di calcio e poi mandarlo in panchina nella partita contro il Cesena. La Roma riesce a farlo. È vero che la sua è comunque una panchina di lusso, ma oggi un attaccante mobile e capace di retrocedere, come sa Rizzitelli, le avrebbe fatto comodo in campo, dove sono andati invece un Föller, letteralmente annullato da Cuttone, e un Renato che Fabio Calcaterra ha agevolmente controllato. E per tutto il primo tempo la squadra di Lidl non ha nemmeno inquadrato la porta dell'estremo difensore cesenate Sebastiano Rossi. Forse Rizzitelli non avrebbe risolto tutti i problemi della Roma, ma certo il suo movimento avrebbe reso meno scontati gli schemi giallorossi, infrantisi sin dai primi minuti sull'arcigno pressing organizzato dal Cesena nella fascia mediana del campo. Qui, nonostante l'impegno di Manfredogna e di Giannini, il Cesena ha bloccato sul nascere ogni iniziativa giallorossa e sulla maggior tecnica dei romanisti hanno prevalso l'ardore e la generosità di due cosiddetti cursori, Leoni e Piracini. Sì, noi abbiamo imbottito un po' la squadra oggi di centrocampisti, c'era anche un difensore in più, però loro avevano una punta, quindi eravamo molti giocatori in mezzo al campo e quindi facendo un po' di pressing, gli spazi erano stretti, siamo riusciti a non farli giocare molto in mezzo al campo. Credo che sia stato questo il motivo per cui la Roma non si è espressa al meglio. Dalla parte opposta, infatti, ha riscosso consensi convinti il solo Nela. E guarda caso, a sua firma sono risultate le cose migliori messe in mostra dalla Roma nel primo tempo. Ma intanto il Cesena faceva il proprio gioco e in diverse occasioni Tancredi è stato ad un passo dalla capitolazione, graziato dall'imprecisione di Agostini e di Holmquist. Nella ripresa, tuttavia, la Roma ha provato ad ingranare una marcia più veloce. Niente di speciale, ma la maggior pressione ha subito provocato affanno nella difesa cesenata. Il gol della Roma, al 20esimo, è stato siglato dal suo uomo migliore, Nela, appunto, servito con eleganza da Giannini. La tifoseria romanista avrebbe voluto il gol del 2-0 per chiudere la partita, ma a Renato e Desideri, che ne hanno avuto l'occasione, è mancata la determinazione necessaria. Determinazione ne aveva da vendere invece il Cesena, stimolato da un disperato bisogno di punti. Le sue iniziative si sono ulteriormente intensificate proprio mentre diversi romanisti apparivano imprudentemente appagati. La mossa giusta l'ha operata Bigon alla mezz'ora, sostituendo un difensore, Chiti, con l'attaccante Pasquale Traini. Mossa vincente perché fortunata. Traini, infatti, appena in campo, ha prima suggerito a Josic una pericolosa conclusione di testa. Poi ha messo piede nell'azione che ha portato al pareggio, grazie ad un lancio di Holmquist per Agostini, una volta tanto più lesto dei suoi controllori. Ma se questo Traini l'avesse giocato prima? Ma chi lo sa, del senno del poi sono piene le fosse. Soltanto da pochi istanti, e mancavano 4 minuti alla fine, nel frattempo Lidl aveva osato mandare in campo Ruggero Rizzitelli. E Rizzitelli, da queste parti ancora amatissimo, ha obbedito paziente. Qualcuno dice che alla Roma è male utilizzato. Certo, è maturato e ha imparato che è bene non inoltrarsi troppo in polemiche aperte. Ma ho utilizzato male, gioco e non gioco, purtroppo... Così ci troviamo in una situazione che con 3 punti non si può giocare fino a quando la squadra non trova l'assetto giusto. Ecco, quindi così non è che andiamo in panchina io e Völler per demerito, ma per abbondanza. Quindi purtroppo è così e bisogna accettare come stanno le cose. Ecco, non possiamo più che fare polemica, ormai basta perché non conta più niente la polemica e ci rimettiamo solo noi. Ecco.